Che nottata è stata? Brutta, bruttissima, vado, sono andato via, si sta la succia. E adesso la situazione com'è? Per ora non ci sa nulla, non ci sa ancora di nulla, via. Ma è da ieri sera alle 9 che è partito da Bolzano, si chiamò pompieri presto, e dice no, voi non c'avete nulla perché lì non c'è ancora nulla, no? Invece lungo la notte, verso le 1, alle 2, ha cominciato dalla parte di qua. E vanno chiamato e vanno fatto uscire? Eh sì, è venuto su, si è chiamato noi urgente, si è fatto andare via tutti. Ciao, da nulla lassù del canto in cima. Da 800? 800. Va bene. Un sospiro di sollievo però lo tirate ora. Sì, sì, ora speriamo che le case, se sono salve, siamo più tranquilli. Tranquilli. Sono state decine le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché minacciate dalle fiamme, una situazione che per tutta la giornata è rimasta in divenire a causa del fronte del rogo che cambiava di continuo. Segnalati anche danni ad alcuni annessi agricoli con numerosi animali coinvolti, ma una stima certa potrà essere effettuata solo ad operazioni concluse. Intanto il comune sta allestendo un campo di accoglienza per gli sfollati all'interno delle scuole medie. Sì, la situazione non è ancora chiara nei numeri, di conseguenza in ogni caso noi prepareremo un centro di accoglienza per chi stasera non potrà rientrare nella propria casa, per tutte quelle famiglie che sono in strada e non hanno parenti e amici dove andare. In queste ore stiamo passando con il megafono avvisando le famiglie che stasera, da stasera ci sarà questa possibilità di avere un pasto ed un alloggio allestito. Questa è la situazione a questa ora, se poi ci sono aggiornamenti mi raccomando di chiamare il numero per le informazioni, che è il numero del COC 0584 93 97 67 per ogni informazione, per ogni esigenza.